la capolista. Salutate la capolista. Salutate la capolista. Scusate, qualcuno le ha viste? Qualcuno sa dove sono? Qualcuno sa per caso dove sono finite? Psicodramma Milano, si può dire? Ad oggi sì, è fattuale. È fattuale. Meno 5. Meno 5 dopo due giornate. Il Milan dei fenomeni è rinato. Paolo Fos... Meno 5. Di sto pasto a fine anno quanto siamo? Più 34 punti? Gli altri? Ma Simone Inzaghi, ma quelli là, ma si riconfermano, ne vincono un altro. Meno 2. Meno 2. Adesso però basta parlare delle squadre di metà classifica. Parliamo della vetta. Parliamo di chi sta in alto. Parliamo dell'unica squadra ad oggi in Europa a punteggio pieno. Perché è fattuale. Perché è fattuale. 3-0. Un 3-0 meraviglioso. Un 3-0 come col Como. Magnifico e più magnifico. Un percorso che sta continuando. È un qualcosa di incredibile. È una magia. Non svegliatemi. È un sogno. Non svegliatemi. Questa Juventus incanta e incanta benissimo. Vado in ordine e parto da Di Gregorio. Che non tocca neanche un pallone. Ma perché? Perché la difesa è monumentale. E mi sposto subito. I miei due personaggi della partita. E ci arrivo subito. I miei due personaggi. Fate una statua. Fate una statua adesso. Adesso a Nicolò Savona. E Cabal. Perché sono due terzini che hanno fatto una partita meravigliosa. Meravigliosa. Una spinta. E poi fase difensiva. E poi sovrapposizione. Cross. Entro dentro. E poi il gol di Nicolò e sono contentissimo. A Bremer non dico niente, a Gatti nemmeno, perché con i fenomeni si parla un'altra volta. Non si parla adesso, qui parlo per i comuni mortali. La vera differenza, e qui mi spiace perché mi tocca parlare un po' di tattica, però devo dirlo, ragazzi, centrocampo. Cioè, centrocampo sembrava di essere in otto. Ovunque andavi vedevi Locatelli, poi vedevi Fagioli, e poi Douglas, e poi scendeva questo, arrivava quell'altro. Una densità, una grinta, una voglia. Mamma mia, non ho mai visto una squadra così. Che cosa stiamo diventando? Che cosa stiamo diventando? Ragazzi, poi devo chiedervi scusa, mi dispiace. La volta scorsa vi ho detto che Yıldız è come Yamal. No. Yıldız non è come Yamal. No. Yıldız è come Messi nel 2009. E certo, io guardavo la partita e dicevo, non siamo nel 2024, siamo nel 2009. E quello lì non è Thiago Merlino, quello è Pep Guardiola. Ma perché un giocatore che parte la difesa e dialoga, e tic, e tac, e tic, e tac, e vai, tac, tuc, prendi, vai, dai, do, tieni, vai. Con tutti, un cuore, l'organismo principale, il cervello. Quello lì è messo al Barcellona 2009. Mi spiace, poi con i dovuti paragoni, il dovuto rispetto, eh. Ma che la Yıldız ad oggi è la Juventus racchiusa in un giocatore. Infatti, è il numero 10 ed è il talento più forte che c'è in Serie A. Ed è oggettivo, è fattuale. Sugli esterni non parlo, ma perché Bangula è cambiato. Cioè, ma cosa vuoi dirgli? Cosa vuoi dirgli? Bangula è arrivato due partite, ha dimostrato di essere più forte di metà Serie A. Ma cosa vuoi dirgli? Cioè, ma tra Bangula, Kvaratskhelia e Leao, tu chi prendi oggi? Prendi Bangula? Ma è ovvio che prendi Bangula, perché Leao cammina. E infatti il Milan è a meno 5. Kvaratskhelia non ha fatto niente. E infatti il Napoli è a meno 3. Cioè, ma di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Poi quello fa doppietta. Tu lo critichi. Tu che mi stai guardando lo critichi. Quello fa doppietta. Quello fa doppietta. Due palloni toccati, doppietta. Ma perché è fattuale? Perché è fattuale? Io sono tranquillissimo, chi mi viene agitato sbaglia, io sono tranquillissimo di vincere questo scudetto, perché se questa Juventus senza Nico Gonzalez, con Seisao, con Miners, Sancho, senza ancora aver ingranato veramente i nuovi acquisti, è a 6 punti, con 6 gol fatti in 2 partite, 0 gol presi, a fine anno è un'altra storia. E quindi vi saluto così, dicendo che questa Juventus non dovesse vincere lo scudetto, cioè... A fine anno sarei stupito, perché ad oggi siamo ingiocabili. Chiudete tutto, fate una statua a Thiago Merlino e CRG, il vero Cristiano di questa Juventus, Cristiano Giuntoli. E quindi io alzo le mani perché non so che dire, perché non puoi dire niente. Quando una cosa è perfetta non puoi dire niente. Siete perfetti così, ragazzi, siamo ingiocabili, siamo fortissimi. Continuiamo così, forza Juventus, forza ragazzi, prendiamoci lo scudetto, prendiamoci la Champions, crediamoci perché siamo fortissimi. Mamma mia, abbiamo tutti. Ciao belli, ci vediamo alla prossima partita.